Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Io sono Benny Maker e oggi andremo a vedere come fare un nuovo appendiabiti originale, visto che il mio, come avete visto, è andato a farsi benedire. Eccoci qui, per fare il nostro appendiabiti vediamo adesso cosa ci serve. Allora, io lo voglio fare un po' particolare, quindi io ho preso questo materiale, ho preso dei listelli da 20x20 per un metro, ne ho presi tre per stare un po' largo con il materiale, delle barrette di alluminio da 20x2 mm, e poi una barra filettata da 6, mi sembra, sì, da 6, e ovviamente i relativi bulloni con, adesso non ce l'ho qui, comunque le rondelle. E poi, cosa fondamentale, il giubbotto per vedere se poi funziona il nostro appendiabiti. Andiamo a vedere come farlo. Prendiamo ora i nostri listelli e scegliamo la parte più dritta per iniziare a prendere le nostre misure. Ora vediamo di prendere la misura di quanto dovrà essere alto il nostro appendiabiti. Vediamo, facciamo 20, ecco. Ok, allora 20 sarà la nostra altezza dell'appendiabiti. Andiamo a fare i tagli. Ecco i nostri listelli da 20 cm. Non preoccupatevi se non sono proprio precisi, perché tanto poi in un secondo momento andremo a rifilare la parte superiore. Ora andiamo però a tagliare la nostra barretta di alluminio sempre a 20 cm, perché la andremo a mettere tra un listello e l'altro per abbellimento. Ecco qui le nostre barrette da 20 cm. Allora, queste barrette le andremo poi a incollare una di fianco all'altro, così, per abbellimento. Così. Ora vediamo quali listelli modificare per tramutarli in appendino. Allora io farei 1, 2, di qua, 2, ok, io farei questo, questo e questo. Andiamo a fare su questi tre listelli un taglio a 45 e a tagliare una parte da, vediamo un po'. Tagliamo via una parte da 4 cm. Tagliamo via 4 cm di listello qua. We'll be right back.
Ecco fatto! Come avete visto, ho tagliato le tre parti da 4 cm e le altre restanti con gli angoli da 45 da una parte e dall'altra parte ho fatto un angolo da 25 che prima mi sono dimenticato di dirvi. Comunque adesso andando avanti vedrete il perché ho fatto questo angolo. Adesso, trovata la mezzeria nella parte superiore del 45 gradi qui, dobbiamo andare a bucare il listello. Dobbiamo bucare nello stesso punto anche tutti gli altri listelli e le barre di alluminio. Va bene? Andiamo a fare tutti i nostri buchi. Ecco qua, abbiamo bucato i nostri listelli con i tagli a 45, tutti i nostri listelli quelli dritti e le barrette di alluminio. Adesso andiamo a carteggiarli e a pulire i buchi e poi a unirli con la nostra barretta filettata. Prendiamo la nostra barretta e la sezioniamo in tre parti distinte perché noi andremo a bloccare non tutto l'appendiabito insieme, ma lo andremo a bloccare in tre blocchi e poi incolleremo tutto insieme dopo. Ecco qui, tagliato e ho già messo anche i bulloncini, dobbiamo mettere solamente le rondelle, ma prima di bloccare con la barretta e i bulloncini dobbiamo incollare le varie parti. Però che colla usiamo? Facciamoci aiutare da una dispensa che ho preso da un noto maker. Ecco qui, con l'aiuto di Matley e con la sua dispensa vedrò che colla utilizzare. Allora, legno e alluminio, quindi userò una neoprenica e dopo quando incollerò legno su legno, perché questi dovremmo incollarli su una base che è questa, della stessa grandezza, userò una semplice D2 legno su legno. Andiamo a fare il tutto. Questa colla va applicata in entrambi i lati dei materiali, dopodiché bisogna stenderla in modo uniforme. Io ho utilizzato un vecchio cacciavite, ma potreste utilizzare anche un pezzetto di legno o qualsiasi altra cosa. Dopodiché va lasciata riposare fino a quando essa perde il suo aspetto appiccicoso. Potete provare con un dito, quando ha perso questo aspetto appiccicoso potete unire i due pezzi. We'll be right back.
infine bloccate il tutto con dei morsetti e fate passare almeno un 40-50 minuti. Ecco qui, la colla ha fatto presa, togliamo tutti i nostri morsetti. Come vedete è agganciato. Ok, questa è la parte centrale, questa è la laterale e questa è la laterale destra. Ora dobbiamo unire le tre parti, ma utilizziamo una base. Io ho preso una base in compensato, che la metterò sotto, così. Metteremo della colla, useremo una D2 come abbiamo visto prima e useremo anche la sparacchiodi per bloccare il tutto. Andiamo. Con una spatola ci aiutiamo a stendere la colla. Ora uniamo le nostre tre parti alla base. Adesso con la pistola sparachiodi affrancheremo il tutto da sotto. Ecco qui la nostra sparachiodi. Ho messo all'interno dei chiodi da 20 mm. Andiamo a inchiodare il tutto. Ecco fatto, abbiamo bloccato tutta la parte posteriore con la nostra sparachiodi. Ora, con una levigatrice, andiamo a levigare tutta la parte superiore per pareggiare tutti gli stelli e le barrette d'alluminio e anche a pulire le varie parti se sono sporche di colla. Andiamo! Ecco qua, andiamo a levigare il tutto. Ecco fatto, abbiamo pareggiato tutta la parte superiore del nostro pendiabito. Ah, ricordatevi che se dovete pareggiare anche i lati di farlo subito, non dovreste farlo perché prendendo le misure della larghezza e tenendo la base a filo non dovreste pareggiare niente, però se c'è da levigare qualcosa fatelo. Ora dobbiamo pareggiare la parte superiore, quella parte che vi avevo detto di non di tralasciare un pochino perché tanto poi rifilavamo, e andiamo a rifilarla. Ora che abbiamo rifilato la parte superiore, diciamo che abbiamo finito il nostro appendiabito. Dobbiamo solamente magari decorarlo un po', possiamo o verniciarlo o passarlo con qualche prodotto. Io adesso in casa avevo dell'olio ravvivante, metterò questo perché c'ho questo, però potrei mettergli su anche qualche cos'altro, una vernice. Comunque potete decorarlo a vostro piacimento. Io gli metto quest'olio.
Ecco fatto, ora andiamo ad appendere il nostro appendiabiti. Eccoci qui, vi ho risparmiato il montaggio. Comunque proviamolo. 1, 2 e 3. Cappello e il nostro giubbotto. Che dire, il nostro appendiabito funziona benissimo. Come avete visto, i nostri listelli salgono e scendono e reggono benissimo. Ovviamente lo potete fare anche più largo o più stretto, a vostro piacimento. Anche oggi siamo arrivati alla conclusione del nostro video. Spero che vi sia piaciuto e aspetto tanti mi piace e anche altrettanti commenti. Vi aspetto al prossimo video. Ciao!